Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, da poco rieletto, all'Aquila per parlare di tematiche importanti, trasporti, possibilità di collaborazioni tra Abruzzo e Lazio, temi di cui si parla da sempre in sostanza, ma che il presidente ora vorrebbe poter iniziare a sviluppare. Diversi gli interventi, anche quello del TSA con Annalisa De Simone, che ha parlato dell'importanza della cultura. Posti in piedi, gente sulle scale, addirittura a Palazzo Fibioni, perché il PD questa volta ha scelto una location molto diversa e ha fatto tappa in questa che è solo la prima di diverse iniziative nella sede del comune. Si è rivisto anche l'ex sindaco Massimo Cialente, che dopo un anno rimette piede a Palazzo Fibioni. Noi dobbiamo ricostruire una speranza per questo paese, per l'Italia. Dobbiamo competere con le grandi potenze mondiali, penso alla Cina, penso agli Stati Uniti, e quindi nei territori dobbiamo unire le comunità produttive locali. Esistono ovviamente le regioni, ma esistono i territori tra le regioni e ci possono essere sinergie. Penso in questo caso al rapporto tra due entità che sono accanto, come il Lazio e l'Abruzzo, che divise, se non dialogano, non sfruttano fino in fondo le proprie potenzialità. Pensiamo alla mobilità, pensiamo ai trasporti, pensiamo alla possibilità di vocazione turistica. Quindi bisognerebbe rimboccarsi le maniche e lanciare questa sfida. Io sono stato appena rieletto e quindi era importante mettere nell'agenda dopo alcuni mesi, dopo due o tre mesi, un appuntamento per iniziare questa fase. Il PD nazionale locale vivono un momento difficile, se non drammatico. Nicola Zingaretti però è l'esempio che ci sono ancora persone che possono dare, che tirano, che hanno appeal. Non risponde sull'eventuale candidatura a segretario nazionale, però insiste sulla necessità di cambiare. È certo che il suo nome piacerebbe a tanti. Il PD vive un momento difficile, tanti convergono sul suo nome per un'eventuale candidatura alla segreteria nazionale. Lei? Ma io penso che noi dobbiamo imparare a discutere senza litigare. La sconfitta è stata una sconfitta drammatica ed è da stupidi e da ipocriti non ammetterlo. Però io credo che dobbiamo cambiare e rimetterci in cammino e voltare pagina, perché chi sta governando oggi l'Italia lo fa perché ovviamente ha vinto e si sono messi insieme, ma non credo che questa maggioranza sia la soluzione per gli italiani, perché sono troppo divisi, erano alternativi, hanno scritto un contratto, ma questo contratto non lo stanno rispettando, perché in realtà tante soluzioni sono alternative. Quindi bisogna cambiare e ricominciare.